Premetto che non ho mai amato particolarmente i gatti, ho sempre preferito i cani e le scimmie in assoluto, però 2 annetti fa, diciamo, ho cominciato ad innamorarmi dei gatti e a un periodo sono andata proprio in fissa, volevo, desideravo un gatto. E forse questa mia passione, questa mia curiosità di vedere come poteva essere la vita con un animale domestico e per la precisione con un gatto, mi è stata trasmessa da mia cugina Cristina, che adora i gatti, li ama infinitamente, ama tutti gli animali, però è proprio appassionata di gatti, ne ha due, ne ha avuti altri. E parlando, appunto, mi ha trasmesso questa sua passione, questo suo amore. Quindi ho incominciato ad incuriosirmi, perché ho detto, se una persona, una ragazza come me, deve avere questo grandissimo amore, questa passione, questa fissa per il gatto, ci deve essere un motivo. Allora ho cominciato anche io ad incuriosirmi, a manifestare la voglia e il desiderio di adottare un gatto. Ed è capitato proprio il momento in cui una sua amica aveva la gatta che aveva appena avuto una cucciolata, quindi aveva vari gattini e doveva necessariamente regalarli perché aveva già 2 cani, 3 gatti, e per lei era importante appunto darli via però a persone fidate che volevano veramente adottarli e avere cura di loro. Inizialmente ero terrorizzata perché penso che un animale sia come una persona, né di più né di meno, solo un po' più pelosa. Quindi l'idea di avere un figlio, perché per me è come se fosse un figlio, era eccitante, entusiasmante, però allo stesso tempo anche un fattore un po' ansiogeno che mi dava ansia e preoccupazione perché avevo il timore di non essere in grado di accudire un animale perché non l'avevo mai avuto o comunque l'avevo avuto quando ero più piccola e avevo sempre avuto cani, ma mai un gatto, soprattutto in un appartamento, che il mio timore era quello di chiudere questo gatto all'interno di un'abitazione, all'interno di quattro mura, e l'idea non mi convinceva. Invece, con il fatto che ho comunque più di un balcone e la casa è abbastanza spaziosa, e intendo la casa dove abito io adesso, non quella dei miei che ha un giardino, allora insomma mi sono lasciata convincere e quando ho visto questi gattini a casa di Laura, perché è così che si chiama la padrona della mamma di Gustavo, me ne sono innamorata e non vedevo l'ora di prenderlo. E ho scelto lui tra i 4-5 micetti che c'erano perché era l'unico che non stava vicino alla mamma, l'unico che non si ritrovava, l'unico un po' ribelle, se così possiamo dire. E quindi mi è piaciuto subito perché ha un carattere molto vicino al mio. Indipendente, avventuroso, curioso e quindi ho scelto lui. L'ho portato a casa, il mio ragazzo, era una giornata molto uggiosa ed è stato buonissimo. Io avevo il terrore di lasciarlo in casa, perché lavorando comunque tutto il giorno, tutto il pomeriggio, già nei primi giorni che l'avevo preso, sapevo che l'avrei lasciato da solo. Quindi avevo il terrore che distruggesse casa, il terrore che distruggesse qualsiasi cosa c'era a disposizione. Invece non è stato così. Il primo giorno era, mi pare, una domenica. Non vorrei sbagliare, un mercoledì, non mi ricordo, era un giorno appunto uggioso, l'ho portato a casa, era piccolissimo, era minuscolo, sul divano spariva, non si vedeva neanche. E allora abbiamo provato, siccome non si fermava un attimo, il mio ragazzo ha provato a mettere un po' di musica con il suo cellulare ed è partita Alleluia. Di Jeff Buckley, la versione di Jeff Buckley, e Gustavo si è addormentato come un bambino, si è addormentato, è rimasto incantato davanti al suo telefono
e poi si è addormentato e questa cosa mi è piaciuta da impazzire. Nei giorni successivi sono andata al lavoro e tornavo e lui dormiva, cioè dormiva tutto il giorno, quindi questa cosa mi ha tranquillizzato perché ho visto che non era poi così pericoloso avere un gatto in casa. Ormai un anno e mezzo che ce l'ho, io come posso ogni weekend, soprattutto se c'è il sole, lo porto in giardino dai miei, perché voglio comunque che viva anche una situazione all'aperto, che si senta libero, che possa toccare con le zampe la terra, il prato, possa arrampicarsi sugli alberi, possa avere comunque una vita non solo casalinga. E questo ci tengo tantissimo. E devo dire che da quando ho un gatto la mia vita è cambiata e in meglio. Non so spiegare come, però non lo so, non so stare senza di lui quando rientro e casomai lui dorme, lo cerco subito, se la mattina mi sveglio e non lo vedo subito, per me è strano, mi fa strano non averlo tra i piedi, non sentirlo. Ormai fa parte di me, della mia vita e è una presenza davvero importante. Quindi io consiglio vivamente a tutti di adottare se si può, se potete, se i genitori ve lo permettono, se avete la possibilità di farlo anche economicamente. Poi non è in realtà una grande spesa, forse più il veterinario, però in generale la lettiera e il cibo non costano poi granché e il gatto è assolutamente indipendente, cioè si pulisce da solo in continuazione, fa i bisogni nella lettiera, è pulito, è fantastico, è indipendente, è un animale indipendente, però sa trasmettere tantissimo affetto e amore. Il luogo comune che il gatto sia opportunista non è così, assolutamente. E quindi dicevo, vi consiglio vivamente se avete la possibilità, di adottare un animale, e in special modo un gatto, perché la vostra vita davvero può cambiare in meglio. A me ha fatto solo bene, sia a livello affettivo, sia a livello comportamentale, sia a livello di organizzazione in casa. Non lo so, è una presenza costante che ti dà affetto e ti riempie di gioia, e poi è fighissimo, fa delle cose allucinanti. Come appena posso cercherò di condividere qualche video che testimonia le sue follie diurne, ma soprattutto notturne, perché il gatto, si sa, è un animale notturno, e poi è affascinante. È affascinante osservarlo, è speciale, è diverso da tutti gli altri animali, sia quando è da solo che in compagnia di altri suoi simili, ha dei comportamenti che a me affascinano tantissimo. Non l'ho ritrovato in nessun'altra specie animale. Niente, basta, finisce qui. Ho raggiunto gli 8 minuti di chiacchiere, per me è un grande traguardo, spero di non avervi annoiato, spero di avervi in qualche modo fatto venire voglia di scoprire come può essere la vita con un gatto in casa. E vi saluto, a presto, ciao!